Questa è la parte che ci puoi talmente salire sopra su sti cosi. Faccio un'altra porta, 2000. Ah boh, facciamo il round intanto. Passate su PC e moddatevi i liquidi. No! Fatelo, fatelo e come. Lo zombie che ti droppa una doppietta la vedo un po' strana come cosa. Allora, cosa c'è qua? UMP 40. Bah, non c'ho i punti. No, mi mancano 40 punti. E... freccetta. Play song. Già con Guitar Hero col copyright abbiamo rischiato, per cui aspettiamo a fare questa cosa. UMP. Immagino non ci siano altri perk. A parte che quella double tap segna che è la 2.0, ma ho dei seri dubbi se è la double tap 2.0. Sono Richtofen, bella per Richtofen. Che su Moon sei sempre Richtofen, minchia, mi escono dalle orecchie le sue battute. Allora, cassa. Perché queste armi mi iniziano un po' a rompere i coglioni, iniziano a fare poco. Poi il pacapancia al 20, devo aspettare. Perché andare a terra round 3? Allora, quando io sono, ho ripreso in mano Black Ops 1 e Black Ops 2, dopo anni di Call of Duty, di Black Ops Cold War, oddio il Peacemaker. Ma non è un'arma di Unreal Tournament questa? O sono io che sto flashando? E dopo anni di Cold War e Black Ops 3 tornate su World at War, Black Ops 1 o simili che morite con letteralmente due colpi, rischiate di andare a terra round 1, regà, ve lo dico. Bella per gli zoppi. Cioè, è una roba troppo ridicola. C'ha troppo ridere. Probabilmente ce l'ho ancora se vado a pescare la 360 e Dead Island per 360. No, no, ma... ci regà, non potete però inglobarmi in questo modo bellico. Un instant, un instant. Io odio gli zombie di World at War. Per farmi perk. Un altro Max M. Lasciamone uno, se possibile. Ok. Lasciamoci i perk, mamma mia. Però nei giochi single player, una volta che hai finito veramente tutto, che non c'è più nulla da fare, moddare il gioco per dargli una seconda vita, quindi divertirsi, aggiungere cose, quello è il top. Come il discorso di zombie, cioè, una volta che hai giocato tutte le mappe e le sai a memoria e ti sei rotto il cazzo, cosa fai? Su Black Ops 3 giochi con le gam, fai gli easter egg, roba del genere, e dopo un po' ti rompi il cazzo. Caccia fuori le custom o altre mod e minchia, il gioco diventa letteralmente immortale, e così è stato. Non c'è nessun altro perk, neanche un bel mule kick avete aggiunto. Zero. Mi sono chiuso qui dentro. Oh no, posso passare lì? Ma cosa mi... Oh. 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 Mamma mia, proprio trollare gli zombie questo. Scimmie. Scusa, quanti oggetti... Ah, ok. O le moto o le scimmie. Che più che altro, che tasto è su World at War? E... no, non game options. No, controls qua. Combattimento... 4. Ma perché dovete mettere sempre questi tasti di merda? Dammi la Q, grazie. E qua mi sono... ma ste cose comunque sono di un bug, ma proprio World at War questo gioco, eh. Oh! Come funzionerà la Thunder Gun su World at War? Sono curioso. Oh fuck with the Marine! Best least skilled zombie player, quello nell'angolo glitchato. C'era su Nacteran Totten un glitch. Tipo se stavi in un punto gli zombie ti si bloccavano davanti, potevi sparargli e basta. C'era della roba comunque tra World at War e Black Ops 1. Zack. 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 Minchia, round più veloce della storia. Maxemo! Datemi sto cazzo di pacca pancia, anche perché mi sa che la mappa comunque... cioè, si vede proprio che è una custom dei tempi, mi sa che abbiamo finito. Facciamo partire quella cazzo di canzone. Copyright, vieni a me. Qua sarà, sarà... buh. Io non sento una minchia. Non riesco a capire che cazzo di canzone sia. Sarà che non sento un cazzo. No, 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 no. Non mi avrete, non mi avrete. Fatemi uscire, fatemi uscire, fatemi uscire, grazie. Non riesco, con tutto sto botte non riesco a sentire che canzone sia. Sarà che non è una canzone. Eeeh, la cilecca più grosso della storia. Cosa ho visto? Peggio di Black Ops 1, regà.
Ma non è una canzone di zombie. Scusa. Cioè, hanno preso una canzone che gli piaceva e l'hanno ficcata nella mappa zombie. GG a loro, raga. GG a loro. La seconda volta per lo zombie senza testa. Lo zombie senza testa è il male. Ma facci leccalo, Zeus! Ma è una volta su due proprio. Quanto è ancora di vacanza di Pasqua? Che non mi ricordo già più. Io purtroppo, raga, non andando più a scuola, sono indietro per quanto concerne festività o altro. Perché so che Pasqua è il 9 e Pasquetta è il 10. E fino lì ok, però chiaro che le vacanze scolastiche sono un pochino più lunghe. Non lunghissime, perché mi ricordo un anno in cui per Pasqua abbiamo avuto la bellezza di 5 giorni. Dico, minchia, raga, saranno troppi. Questi zombie che rimangono tipo mezzi bloccati. Guarda che non posso accoltellare con lo Zeus in mano. Sto cliccando, non va un cazzo, bello. Ho capito, sono dei zombie che sono buggati. Dei zombie morti che il cadavere è fatto così che rimane. Complimenti. Una stamina up, devo essere sincero, che sarebbe molto molto gradita. Però comunque, vabbè, l'anno scolastico sta volgendo praticamente al termine. Perché se siamo ai primi di aprile, ancora due mesetti. Mi raccomando, tutte le materie sopra, regà, non fatevi rimandare o specialmente bocciare, che sono delle grosse rotture di cazzo. L'estate bisogna tryhardare a zombie, nient'altro, nessun altro impegno. L'estate è il momento in cui il vero zombie player che va ancora a scuola dice fanculo alla vita sociale e si chiude in casa. Anche perché non è che ci sia molto altro da fare d'estate, quando fa un caldo di merda, gli amici sono tutti in vacanza. Sei aperto il pack-a-punch? Ti prego! Questa canzone non finisce più. Apriti, apriti, let me in, let me in! Ah. Oh. Wait for the train. Cos? Ma un pack a punch mi faceva proprio schifo, eh? È una porta questa? Ah, sono le fine. Dice la cassa, ma io non va. Io volevo il pack a punch! Io volevo il pack a punch! Non c'è? Siete una merda, fate cagare. No. La la la, se devo aspettare il tempo facciamo la 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 con molta calma. Io non ho mica fretta, raga, non ho fretta. Ah, perdonate, raga, che mi sta chiamando mio padre, arrivo subito. Fu così che Alert Reborn non tornò mai più in streaming. Quell'interruzione, quell'intermezzo, non durò 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, no. Durò tutta la sua vita. 100 anni di intermezzo. Fortunatamente internet non è mai saltato, la corrente non è mai saltata, è stata la pausa più lunga della storia dell'umanità. No, semplicemente perché era in streaming, se lo ricorderà, mio padre mi ha tenuto al telefono 25 minuti per comprare due biglietti del treno. 25 minuti, due biglietti del treno. GG a mio padre. Ah, mamma mia, mamma mia. Ci sono, regà, perdonate, veramente, una roba. Cioè, comprare due biglietti è stato un parto psicologico, un parto psichiatrico. Ah, questo World selvatico che vedo, questo volatore esotico. Questo volatore esotico è la Uban, che è la primissima custom, o teoricamente una delle primissime custom. Come dicevo all'inizio streaming, c'è un dibattito su quale sia la vera primissima custom mai creata. Se ricordo, questa è uscita a dicembre 2008, per cui Cristo Dio. Guarda, ho già capito, siamo subito dietro la first room qua. Perché sento il rumore tipo della speed call. Lasciamo una cassa. La Thundergun, a parte con questo FOV, ma la Thundergun su World at War è una cosa abbastanza strana. Questi zombie che si buggano proprio belli. Belli belli. Belli come l'infamia. Ancora 6 minuti di questa tortura. Mamma mia. Perché si può passare qua? Ma minchia, diciamo tanto di Cold War che c'ha la mobilità di Cristo. World at War è lo step dopo. Posso salire pure sulle panchine, scusate. Minchia! Parkour! E qua non mi possono tirare la carne, eh? Non è Cold War. Minchia, parkour davvero. Mi hittano sicuro, però. Perché vedi i zombie così fermi che manco. Madonna, inquietantissimo. Penso sia il treno per fuggire. A parte che in tutto questo mi sembra di capire non ci sia il pack-a-punch in questa custom. Cioè ci hanno ficcato i perk, ci hanno ficcato la Thundergun. Sì, non avete ficcato un cazzo di pack-a-punch. C'è il teleport, aspetta fino al 20. Pensavo fosse il pack-a-punch, invece sicuro come. Non gioco la campagna di World at War da una decade, probabilmente. Bella per la nuke. Dai, una Regan, che così mi ammazzo per Wunderwaffe potenziata? Ma cazzo stai dicendo? Cioè, ha visto molto lungo. Allora, teoricamente, round dei cani. Teoricamente la mappa ovviamente non è uscita così. Cioè, è stata aggiornata. Motivo per cui stavo dicendo prima,
sarebbe interessante poter giocare la versione originale, perché questa è una versione ovviamente aggiornata in cui hanno ficcato armi di Black Ops 1, c'è la Thundergun, c'è l'RPK, c'è l'M72 Low e tante altre cose. Io pensavo, se qualcuno magari ci aveva da qualche parte un file, sarebbe figo giocare... Com'era la custom proprio... Puoi ricaricare la Thundergun, che roba brutta. Com'era la custom proprio quando è uscita? Quello sarebbe stato veramente assurdo. Però non credo sia fattibile. Questa io la sto utilizzando da plutonio, ho trovato il download nei classici forum. Però la questione è che molto spesso anche il link magari originale alla mappa, poi aggiornano il link e mettono la versione aggiornata. Una Wunderwaffe che funziona, stranamente. Ho mancato brutalmente. Non dimmi che è una di quelle Wunderwaffe che ti toglie il jug, perché sarebbe brutto. Mica si connette come l'infamia. Che armi ci sono qua dentro a sto punto? Non so se dà la via tale. Armi potenziate. C'è lo sciacallo? Ho visto? Mamma mia. Fenomenico. E... non mi ricordo. Comunque avevo iniziato anche i lanciarazzi. Cioè nel senso... bella per la Regan. Ho lanciarazzi tutti oro tranne uno. Che cazzo è? È la mano quella? Usa il PPSH. È la mano quella. No, aspetta. La mano è in basso a sinistra. Quel cazzo è? È la spalla? Che cazzo è? Mamma mia. Io la Regan di World at War. Aiuto. Se la mano sembra la mano di GoldenEye 007. Cioè, Cristo Dio. So che World at War non ha la miglior grafica della storia, ma questo è pur sempre un gioco del 2008. Regan Mark 9, Mark 1000. Mi sto più alta la musica comunque avrei messo io. Comando! Come cazzo spara? A 5.000 costa sta cassa? Affanculo, ci ho fatto cosa adesso. Board the train. Ah! Zoom. Sium. Sium. GG. Ok, 5 cups of tea. Ok, bene, escape. Ci hanno da fare 4 pots of tea. Forse era quello il pack a punch. Vabbè. Però la mappa è stata giocata, è stata finita. A posto.